Apocalisse Facebook Ads. Sarà la fine di Facebook Ads come lo conosciamo per colpa di iOS 14, ovvero Apple. Lo andiamo a vedere in questo video. E bentornati gladiatori, Stefano Montana qui per voi oggi con un nuovo video utilissimo relativo alle Facebook Ads. Andiamo a vedere se e come iOS 14, ovvero Apple, il nuovo sistema operativo, andrà a influire o andrà a danneggiare le inserzioni Facebook e quindi noi inserzionisti che facciamo pubblicità su Facebook, semplicemente, che è una delle piattaforme, se non la piattaforma migliore per fare pubblicità. Poi dipende ovviamente da quello che vendete, se e-commerce, infoprodotti, eccetera, eccetera, ma essenzialmente è la migliore. Ma prima di addentrarci dentro questo video, assicurati di commentare qui sotto con l'hashtag Shopify Dropshipping per avere la possibilità di vincere il mio personale Montana e-commerce ebook, all'interno del quale troverai la lista dei migliori competitors sia in private label che in dropshipping, dai quali prendere ispirazione, la lista dei settaggi che devi assolutamente utilizzare per il tuo negozio Shopify, che utilizzo io personalmente per i miei negozi, e la lista delle app consigliate da me personalmente che sempre vado ad utilizzare all'interno dei miei brand Shopify. E ovviamente iscriviti al canale proprio qui sotto se non l'hai ancora fatto, clicca sul pulsante iscriviti, attiva la campanellina delle notifiche e metti un bel mi piace sotto questo video. Ma ora passiamo alle cose fondamentali, alle cose importanti di questo video, ovvero iOS 14 versus Facebook Ads. Cosa sappiamo? In verità, per il momento, come ci spiega questo articolo, non sappiamo assolutamente nulla. Tuttavia, andiamo a vedere esattamente che cosa succederà, come possiamo reagire, se dobbiamo preoccuparci oppure no, direttamente dalla pagina di Facebook, ok? Se noi andiamo a cercare iOS 14 Impact of Facebook, troviamo una marea di articoli e cose del genere, ma quello che ci interessa a noi è principalmente Facebook, che cosa ne pensa? Anche perché, se andiamo a vedere, addirittura Facebook ha proprio annunciato, anche sulla gestione inserzioni, se voi fate pubblicità, c'era proprio un messaggio di Facebook come questo che ti annunciava appunto che cosa sarebbe successo. Qui c'è l'articolo ovviamente in italiano che possiamo leggere. Tuttavia il problema principale è come viene proposta questa cosa da iOS. Infatti se andiamo a vedere, qui l'avevo visto, su questo articolo, eccolo qui. Praticamente ad ogni persona, ogni possessore di Apple iOS 14 principalmente, ti fanno vedere questo messaggio e ti chiedono se sei disposto o disposta a permettere il tracciamento dei tuoi dati, di quello che fai all'interno di altri siti web, altre compagnie, altre aziende. Ovviamente Facebook è un'altra azienda esterna ad Apple. Infatti, le persone normali, le persone che hanno una vita tra virgolette normale, non vogliono essere tracciate, non vogliono che le aziende sappiano esattamente tutto quanto, cosa che già succede da anni, solo che adesso con questa storia della privacy anche Apple vuole, tra virgolette, farsi bella, ok, agli occhi degli utenti e tutti quanti, allora inizia a fare queste cose per comunque proteggere tra virgolette la privacy, ok? E far vedere che loro sono un brand, comunque un'azienda seria che ci tiene alla privacy degli utenti Apple, degli iPhone, eccetera, eccetera. Ma in generale, ragazzi, chi sta in questo gioco da anni, in questo gioco del marketing, sa benissimo che sono tutte strategie per vendere sempre più prodotti, far parlare di sé, eccetera, eccetera. Alla fine, ragazzi, loro, Apple, Facebook, tutte queste grandi aziende sono come un governo, un'entità, un'istituzione che della singola persona non gliene importa assolutamente nulla. Quindi immaginatevi sempre che tutte queste cose che fanno loro lo fanno per il loro guadagno. Come per esempio la mossa che hanno fatto per ridurre l'impatto ambientale, che dentro l'iPhone nuovo, l'iPhone 12, non ti mettono né le cuffiette né il caricatore, però te le vendono separatamente con la scusa dell'impatto ambientale. Quindi tranquilli che a Apple non interessa assolutamente nulla delle persone, principalmente puntano solamente a fatturare come tutte le aziende, come è giusto che sia, però esattamente come non interessa assolutamente nulla dei piccoli imprenditori, Facebook che banna come se non ci fosse un domani
i profili personali, i business manager, gli account pubblicitari, banna chiunque, soprattutto i piccoli business, che secondo questi articoli dice di voler proteggere ardentemente. Adesso ve li apro. Comunque, queste sono tutte pagine Facebook for Business che trovate proprio qui addirittura in italiano, dove ti spiegano esattamente tutto quanto, cosa succederà, cosa puoi fare, le limitazioni che andranno ad inserire. Mi pare che andranno ad inserire 8 eventi di conversione, ok, per ogni dominio, che per quanto riguarda l'e-commerce essenzialmente sono view content, add to cart, inizi a checkout, acquisto, quindi sono essenzialmente 4, non hai bisogno di più eventi di conversione, quindi per chi fa e-commerce non è un grande problema. E ogni app è limitata a 6 campagne per iOS alla volta, ok, questo per quanto riguarda iOS. Comunque quello, ecco, questo qua, questo annuncio in difesa delle piccole imprese veramente mi fa ridere alla stragrande, perché fanno finta. Sì, ovviamente Facebook è nato e sta crescendo proprio grazie ai piccoli imprenditori, alle persone che possono sponsorizzare tranquillamente con 5 euro al giorno, però dire che sono pro piccole imprese è veramente una cosa ridicola, anche perché con questi bug, loro dicono bug che bannano ovunque, chiunque, non direi proprio che sono a favore dei piccoli imprenditori, ma utilizzano questa loro caratteristica per andare contro Apple e quindi discriminare Apple. Quindi c'è questa guerra. Ora, il problema principale per noi inserzionisti qual è? Che ovviamente tutte le persone che si ritroveranno a cliccare permetti il tracciamento, nessun problema, ma tutte le altre che persone che penso saranno almeno l'80% delle persone normali, ripeto, le persone che vivono una vita tutti i giorni andando a lavoro, eccetera, eccetera, non accetteranno il tracciamento. Quindi cosa succederà? Che Apple bloccherà tutto il flusso di dati che riceverà da applicazioni come Facebook e tutto, ovviamente l'Audience Network, che serve principalmente da retargeting per quanto riguarda appunto le campagne Facebook. Quindi soprattutto per il retargeting sarà decisamente un problema, ovviamente se Facebook non farà qualcosa a riguardo, e lo farà, perché sicuramente Facebook troverà il modo per aggirare questo problema, ne sono sicuro quasi al 100%, quindi in ogni caso non dovete preoccuparvi, perché è qualcosa che voi non potete semplicemente incidere, non potete fare nulla a riguardo, ok? Quindi state tranquilli, perché ci saranno sempre nuovi metodi. Soprattutto Facebook nel corso degli anni ha sempre rinnovato i suoi metodi di tracciamento e lo farà anche in questo caso. Sicuramente è un danno che va sia ovviamente a Facebook. Quello che però a noi inserzionisti preme sapere è che cosa succederà. Ora, sicuramente, come spiega in questo articolo, per chi non conoscesse l'inglese, basta scaricare l'applicazione di Google Translator e con un clic ti traduce tutta la pagina. Ora, qui spiega essenzialmente che sarà buono, ok? Perché buono? Perché molte meno persone faranno pubblicità, ci saranno meno inserzionisti, quindi ci saranno CPM, costo per 1000 visualizzazioni, più bassi, ok? Poi dipende sempre da business a business. In generale, meno inserzionisti ci sono e meno pagherà la pubblicità, ok? Quindi se gli inserzionisti inizialmente abbandonano, ciò riduce la concorrenza e i CPM. E questo è fondamentale. Quanto potrebbe essere grande l'impatto? Essenzialmente il problema principale è anche sul targeting, ok? Adesso si poteva targetizzare essenzialmente tutti i possessori di Apple con, come poi vedete dal targeting, direttamente chi aveva un sistema operativo, quindi chi aveva un Apple poteva essere targetizzato. Molto interessante inoltre come qui ci mostra gli utenti, la percentuale degli utenti di Apple, Windows e Android nel mondo e in United States. Ovviamente il 50% è decisamente grande in United States, nel mondo la percentuale è più piccola. Tuttavia, ragazzi, ci sono due notizie principalmente che dovete prendere in considerazione, una cattiva e una buona. Quella cattiva, ovviamente, che sicuramente qualcosa cambierà.
Ora, non so come Facebook, non lo posso sapere, non lo sa nessuno come Facebook reagirà a tutto questo, ma sicuramente reagirà e andrà a influenzare il modo in cui andremo, tutti gli inserzionisti andranno a fare pubblicità tramite Facebook. Sicuramente andrò a fare degli aggiornamenti all'interno del mio programma avanzato su montanabusinessonline.com per tutti coloro che sono già iscritti ai programmi avanzati. Ma la buona notizia è che essendo tu un imprenditore, adesso stai facendo impresa, ok? Non stai più giocando. Tutto questo è normale. Ogni volta, ogni anno succederà qualcosa. Ci saranno problemi che dovrai risolvere perché l'imprenditore è semplicemente una persona che risolve dei problemi. Non è nient'altro, niente di più, niente di meno. E vince chi riesce a risolvere il problema in maniera più efficiente o in maniera migliore. Ora, so che questo può sembrarti stupido, ma non lo è assolutamente, quindi non ti preoccupare, vai avanti per la tua strada. Gli adattamenti ai cambiamenti del tuo ecosistema, del tuo marketing, del tuo mercato ci saranno sempre, quindi stai tranquillo, li dovrai sempre affrontare, ovviamente, per guadagnare di più per te e per il tuo business. Detto questo, ricordati di scrivere qui sotto il tuo commento con l'hashtag Shopify Dropshipping, puoi fare qualsiasi tipo di domanda, andrò a risponderti personalmente e avrai la possibilità di vincere il mio personale Montana e-commerce ebook con la lista di tutti i migliori negozi, competitors in private label e dropshipping, la lista di tutte le app che devi assolutamente utilizzare per il tuo negozio Shopify e tutti i settaggi che uso personalmente per i miei negozi Shopify che devi utilizzare anche tu. Quindi commenta hashtag Shopify Dropshipping, iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto, attiva la campanellina e metti un bel mi piace al video per sostenere. Quindi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando non preoccuparti, pensa al tuo business, pensa a te stesso o a te stessa e non mollare assolutamente mai.